Nella prossima puntata sarò ancora in Germania, a Darmstadt, al centro operativo che controlla l'attività di satelliti e sonde spaziali. Qui incontrerò le persone che hanno permesso di oltrepassare i limiti del possibile, portando la mano dell'uomo sulle comete, su Marte, ai confini del Sistema Solare. Per poi arrivare a Frascati, in Esrin, il più grande centro europeo di osservazione della Terra, dove misurerò lo stato di salute del nostro pianeta. E infine incontrerò Paolo Nespoli, al suo terzo volo spaziale, l'astronauta italiano in partenza per la prossima missione di lunga durata.